Gli angeli di una cosa sola sono invidiosi di noi: non poter soffrire per il Dio. Soltanto il dolore permette ad un'anima di dire con certezza: mio Dio, vedete bene che io vi amo. Carissimi amici, buona giornata a tutti voi. Ecco che in questa giornata realmente possiamo sperimentare, possiamo vivere il messaggio di pace che Padre Pio ci sta offrendo in questo pellegrinaggio quaresimale. Siamo in Quaresima, come sappiamo bene, stiamo vivendo la preparazione alla Santa Pasqua, oggi è sabato, e quindi un pensiero particolare alla Vergine Santa. È bello pensare realmente come Maria, ecco, diventa icona, diventa modello, non solo, ecco, intercede per noi, ma diventa modello anche nella nostra vita quotidiana e soprattutto nella vita della sofferenza e del dolore, come ci dice Padre Pio in questa Quaresima. Dice così Padre Pio, no? Nella lettera, nel pensiero che abbiamo poc'anzi letto, ascoltato, dice: soltanto il dolore permette ad un'anima di dire con certezza: mio Dio, vedete bene che io vi amo. Ecco, il dolore è garanzia dell'amore. Questo dolore offerto, questo dolore accolto e offerto nelle mani di Dio, diventa realmente garanzia d'amore. Padre Pio, in un'altra sua frase famosa, bella, disse proprio questo: amore con amor si paga. L'amore con amor si paga. E la Madonna tutto questo lo sa bene. La Vergine Santa tutto questo lo ha vissuto nella sua vita. Tutta la vita della Madonna è adombrata da questo velo di croce e di gioia. Sappiamo bene che quando Maria ha presentato Gesù nelle braccia del santo vecchio Simeone, questo uomo saggio, questo profeta, glielo ha detto a Maria: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. E tutto questo la Madonna lo ha tramutato in offerta, lo ha tramutato realmente in una testimonianza di amore e di compassione con il suo Signore, fino a quando la Vergine Santa sotto la croce ha acquistato questa nuova missione, ha preso su di sé questa nuova missione ad essere madre dell'umanità. Quella stessa umanità che stava crocifiggendo il Figlio, quella stessa umanità che ha dato la croce al Figlio attraverso i peccati, attraverso la lontananza da Dio, quella stessa umanità che ha castigato Gesù, potremmo dire, quella stessa umanità diventa in quel momento figlia di Maria. E Maria adotta questi nuovi figli perché li educa nell'amore. E questa è la più grande testimonianza, come abbiamo detto nei giorni passati: un amore generoso, un amore spontaneo, un amore che non bada a spese, un amore che non si fa i calcoli nelle tasche per dire questo è mio e questo è tuo, no? Per dire fino a che punto posso andare oltre perché poi non possa essere infranta la mia vita. No, la Madonna non ha fatto calcoli, così come Gesù evidentemente non ha fatto calcoli nell'amore. La Madonna si è offerta, la Madonna si è spesa, la Madonna realmente sotto la croce, nonostante il suo dolore, nonostante questo suo momento drammatico, vedere un figlio che muore in croce, la Madonna ha assunto nel suo cuore questa nuova missione: essere madre, essere realmente sostegno dei discepoli del suo Figlio, essere madre di tutti i cristiani, tutti i cristiani. Maria realmente ricopre questo ruolo generoso, questo ruolo materno, che diventa anche testimonianza di amore. Allora, fratelli miei, sorretti dalla Madonna, sorretti dall'intercessione di Padre Pio, anche noi possiamo vivere quotidianamente questa offerta generosa e questa testimonianza di amore. Buona e santa giornata a tutti voi.